Grande Fratello. Ultime polemiche per Beatrice Luzzi. La gufata di Anita e l'attacco della sorella di Greta. Stasera c'è la finale, ma niente tregua nella battaglia contro l'attrice. La Olivieri tenta un pronostico, al veleno, mentre il clan Rossetti è una furia. Ecco i dettagli. Tutti la danno per favorita. E forse è per questo che tutti la attaccano. Beatrice Luzzi, a una manciata di ore dalla finale del Grande Fratello, torna vittima del fuoco incrociato di ex concorrenti e parenti, non suoi, di altri, molto serpenti. Le quote però dicono che vincerà, anche se Perla potrebbe passarla al fotofinish, per così dire, e non si escludono, ovviamente, clamorosi colpi di scena. Vediamo qui sotto cosa sta accadendo e chi se l'è presa con la Luzzi, questa volta. Ecco i dettagli. Grande Fratello. Tutti contro Beatrice. Attacco della sorella di Greta. Gufata di Anita. Insomma, fino all'ultimo non ci sono regole. Tra poche verrà fuori il nome del vincitore del Grande Fratello 2023, e i bookmakers scommettono alla grande su Beatrice Luzzi. Perla Vatiero è in risalita, va detto, ma il seguito dell'attrice è talmente solido, fuori dalla casa, che pare durissima scalzarla a questo punto dei giochi. E la vittoria, peraltro, se la meriterebbe e come, date le enormi difficoltà patite in questa edizione, tra lutti e dolori, rientri e rancori. C'è però chi non si dà pace, soprattutto fuori dalla casa, a dire il vero. Perché innanzitutto, la onnipresente famiglia di Greta Rossetti ha deciso di tornare all'attacco di Beatrice Luzzi, eterna favorita. È stata la sorella di Greta, Loren, a dirne di tutti i colori sul suo profilo Instagram, dove ha risposto al veleno ad alcune domande dei fan. Non mi sono piaciuti molti dei suoi atteggiamenti, ha detto Loren a proposito di Beatrice. Ritengo che avrebbe dovuto dare il buon esempio essendo una donna adulta e soprattutto una mamma. Ma spesso si è messa contro i ragazzi della casa in modo infantile e senza far comprendere loro l'errore che commettevano. Per me è incommentabile, a partire dal fatto che si è permessa di esprimere un'opinione fuori luogo nei confronti del rapporto tra mia madre e mia sorella. Penso che si sarebbe dovuta sciacquare la bocca tantissime volte prima di parlare. Al posto dei concorrenti della casa sicuramente io non sarei stata così calma, forse si sarebbe dovuta trovare una persona come me davanti. Non ho altre parole per questa donna. Ai toni di sfida, quelli del clan Rossetti, si sono poi aggiunte anche le profezie crudeli di Anita Olivieri, che evidentemente qualche sassolino deve ancora toglierselo, e si vede. Non credo vincerà Beatrice perché sarebbe troppo scontato, ha sentenziato infatti l'ex GFina, uscita a un passo dalla finalissima. Tutti si aspettano la sua vittoria quindi, secondo me, non vincerà lei. Paolo Masella, controcorrente, sostiene al contrario che Bea trionferà. Così come fa Giuseppe, che ultimamente si è riavvicinato, pur con qualche screzio, alla Luzzi. Ma per sapere come andrà a finire,
Non ci resta che sintonizzare il TV sull'epilogo di questo grande fratello infinito. Sarà una serata memorabile, qualunque cosa accada.